Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui in questo nuovo assaggiamo. Come sapete sono in Germania e qui in Germania ho la possibilità di trovare cose che in Italia non trovo al supermercato. Ed è il caso di queste patatine qui. Come ve leggete dal titolo, appunto, sono delle patatine fatte con le lenticchie. In realtà so già che cosa, più o meno cosa aspettarmi, nel senso che ho mangiato patatine fatte con più o meno qualsiasi cosa ormai, quindi sono un habitué di queste patatine strane. Come vi faccio appunto vedere un pochino da vicino il sacchetto, appunto vedete che sono più salutari, diciamo così, delle patatine normali, perché hanno il 40% in meno di grassi. Sono appunto certificate per i celiaci perché sono gluten free e sono anche un alimento potenzialmente vegano, nel senso che possono essere mangiate anche dai vegani. Sul retro avete anche gli ingredienti in italiano e appunto vi faccio anche vedere, appunto, se siete interessati, i valori nutrizionali, in modo tale da farvi rendere conto di che cosa potreste andare a mangiare se appunto le trovate in giro. Quindi direi di aprire e andare appunto ad assaggiare. Ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Vi faccio vedere come sono, perché sono forse un po' diverse rispetto all'immagine, perché hanno un po' di bolle. Cioè, nel senso, c'è qualche bolla, ma non ne vedo tantissime, quelle che ci sono sull'immagine. Qui invece sono praticamente tutte così. Sembrano quasi dei mini crostoli, non lo so. Quindi appunto questo. E sembrano un po'. Sono un po' di olio forse, non so esattamente. Vi ho fatto vedere gli ingredienti ma non li ho letti. Sì, vabbè, sono fritte probabilmente in olio di colza, quindi probabilmente è quello che gli dà l'odore. Non so. Assaggiamo. Praticamente non sanno di nulla, appunto sono anche semplicemente leggermente salate, appunto hanno come un retrogusto di olio, come qualcosa che è rimasto un po' troppo nell'olio e si è un po' impregnato. Non sono particolarmente entusiasmanti come patatine, quindi devo essere sincera, non sarebbero tra le cose che consiglio di prendere se mai doveste trovarle. Se volete provare qualcosa di un po' particolare, sì, però comunque sia, non hanno un gran sapore, quindi non ve le consiglio. Spero che questo video l'abbiate trovato utile ed se nel caso lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se volete seguirmi nelle mie avventure, sia qui in Germania sia in giro per il mondo, iscrivetevi al canale, anche per nuovi assaggiamo. Se le avete assaggiate, se avete qualche altra patatina strana da consigliarmi, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!